Eccellenza, dunque ci lascia, che incarico andrà a ricoprire a Roma? L'incarico di assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana, che prevede l'impegno a tempo pieno per il Vescovo e la residenza a Roma, per cercare di accompagnare il cammino dell'associazione all'interno della Chiesa italiana e con l'obiettivo di costruire, l'Azione Cattolica in questo è un punto di forza, di costruire quel progetto di Chiesa che Papa Francesco con le parole e soprattutto con la sua persona sta cercando di proporre e di promuovere. Quindi la figura dell'assistente ecclesiastico generale è una figura, per così dire, funzionale, ecco, attuativa di quel progetto di Chiesa che Papa Francesco ci sta consegnando. Qual è stata la sua emozione quando ha avuto la notizia di questo incarico? Ma direi il primo aspetto che ho sentito dentro di me è stato quello della paura e della trepidazione per questo incarico, perché è un incarico che espone evidentemente a livello nazionale sia al cospetto della Chiesa italiana sia al cospetto della società italiana. E il secondo sentimento è stato quello del molto personale, insomma, della sofferenza, perché si girava pagina e uscire da Pistoia non è facile. Ricordo che porta con sé di Pistoia? Una città da cui mi sono sentito accolto. Grazie.